quell'amaro retro gusto. Sei nel posto giusto. Io comunque ai matrimoni quando ci vado per un unico motivo, un motivo sentimentale, un motivo di cuore, un motivo dolce, delicato, e parlar male da sposa. Pure perché se vai per trovare l'uomo da vita tua, ma non lo trovi, anche perché o sono tutti sposati, o sono tutti gay, o sono sposati e gay, perché quelli che rimangono sono talmente brutti, più brutti dei cigni da zuccheriera d'argento che io ho comprato, capito? Non è inutile, che vai a fare? E allora no, ci vai per un altro motivo. Ci vai per un altro motivo, il motivo che è quello, signori, lo sapete tutti, soprattutto noi donne, quello più antico del mondo, per il taglia e cuci. Allora che abbiamo fatto, se siamo accordate noi, amiche della sposa, abbiamo creato una community, le damigelle, eravamo 5 damigelle, abbiamo fatto una community, abbiamo creato pure un gruppo WhatsApp, che il nome del gruppo WhatsApp era Amiche della Sposa Cessa. Allora abbiamo deciso come se vestimo, perché la damigella non può sbagliare, no? Allora dice, come se vestimo? Dice, quella più acida dice, vestimo sedute de bianco. Poi abbiamo detto no, quella con più senno dice no, vabbè dai, de bianco no, un po' troppo, perché poi se si fanno le foto vicino alla sposa sembriamo il festival da Meringa de Varmontone, la stiamo bene. Allora per, alla fine, alla, no, aspetta, fatemi fa, non è fa, poi fa, ma alla fine, per non dare troppo nell'occhio, per essere un po' più caritatevoli con la sposa, abbiamo deciso di vestirsi coro unanime, come diciamo le ballerine spogliarelliste della Las Vegas. Quella più acida incarognita si è fatta incastonare pure il palo dalla lap dance dietro le bretelle. Ah, una soddisfazione, regà. Quando siamo entrati in chiesa, il prete come ci ha visto? Subito ci ha scomunicato. Se siamo andati a sedere sul banco delle damigelle, tutte vicino, tutte che palette che stavamo aspettando la sposa per i voti, no? Sembrava di star ballando che stelle. A più carogna si è vestita da Guillermo Mariotto. Si sentiva dietro la voce, per un ciao di... Quando è arrivata la sposa, circa dopo 6 ore e mezzo, ci si è presentata, se siamo guardate, tutta rosicata perché non gli si poteva di niente. Bella, un vestito bianco. Sembrava, era un mix fra Jennifer Lopez, Angelina Jolie ed Elodie. Non gli trovava in difetto manco se chiamavi Liste de Parma. Una rosicata, eravamo tutte e cinque incazzate, roba che riso che c'avevamo nelle mani era diventato un arancino. Abbiamo cominciato a lanciare per tutta la chiesa. Però che devi fare? A sti matrimoni ci devi annare, è una cosa che va fatta, ci devi annare. Io già mi immagino. Tutte noi ospiti con i piedi sotto al tavolo, col lenzuolo che ti scende fino sotto i carcagni, senza scarpe, la prima cosa che te levi, ah, che poi manco ti rientrano, no? E quando stai andando via gli prendi i tacchi e vuoi fare la figa, invece ti fanno due dollo nei piedi, capito? Che ti rimane sempre fuori il mignoletto, che cerchi te, non te rientra, allora vai via. Vai via così, che una carrellata dei grissini, perché i primi che te mangi, c'è cioè qualcuno quando non ti vede ti infili pure per naso, ah, una fame, perché poi tutte ste cagatelle te danno, ah, ah. Però che fai? Ti devi sposare, ma ancora che vi sposate? Ma ancora che mi fate fare la damigella? Ma fatemi capire. Io voglio stare sul pulpito! Io voglio stare in prima fila, voglio essere io la sposa! Io voglio essere la sposa! Che se ho 30 anni che ho il vestito della sposa dentro l'armadio, se stanno già lì! E darmi sa faccia, dice, un altro pezzetto o te sposi? Ah! Nessuno vi chiede di sposare, fate un po' come vi pare, morì ammazzata. Ma ricordatevi che ogni lasciata è persia. Ciao, bello! Grazie. Princess of Persia. Grazie. Cioè, che meraviglia. Tutti i tuoi maestri. Grazie, troppo buoni, grazie. Senti, ma tu che occhio? Aspetta, un altro pezzo c'era certo, rimasto. Sì. Grazie. La scrollatina dell'applauso. Sì, c'era rimasto l'ultimo che... A voi gli hai ammenato, sai visto? Senti, ma tu che occhio? Io e Andrea, che ti ricordiamo? I cigni da Capodemonte, grazie, carriera. Brutti, che vanno.